Ciao a tutti dal Centro Giovanni Chiavari, siamo qua con due componenti dei Sinful Forest, un gruppo ligure. Buonasera ragazzi. Buonasera. Siamo formati circa un anno fa, nell'estate, sì, direi del 2010, per suonare black metal, un genere un po', diciamo, innovativo da queste parti, perché si trova poco e è un genere molto estremo. È difficile che piaccia alla gente, infatti suoniamo in locali, per lo più a Genova e in luoghi verso Savona. Per me suonare black metal è una cosa un po', diciamo, personale. Lo vedo come una focalizzazione di me stesso in questa musica che mi ritrae particolarmente. Infatti, quindi è un'impronta personale su tutto il gruppo che si riflette su, sì, tutto. Sì, possiamo dire di sì. È un genere, diciamo, nato in posti particolari, nato in Norvegia, e lì le persone, possiamo dire, siano quasi misantrope, possiamo dire, molto solitarie. Quindi è un genere che riflette queste cose, anche morte, solitudine, misantropia, e diciamo ci ritroviamo anche altre cose, altri temi. Per esempio la cultura pagana viene molto rivalutata in questo genere musicale. Per esempio mi ci ritrovo particolarmente come fedele a un culto, possiamo dire, pagano. Per esempio mitologia norrena, quindi Thor, Odino, Heimdall, tutta questa visione nordica. Abbiamo cominciato a suonare come quattro elementi, eravamo le parti essenziali che formano una band, formano sia una chitarra, una batteria, un basso e una voce. L'idea di formare questa band è partita da me e da Filippo. Abbiamo subito cercato di coinvolgere altri della nostra età, persone che comunque avevano già una certa esperienza nel campo musicale. Il black metal è un genere che utilizza un tipo di cantato particolare, si chiama la tecnica dello scream, è non molto facile da ottenere. Quindi ci riteniamo abbastanza fortunati di essere riusciti a trovare in un lasso di tempo abbastanza breve un cantante adatto. Solo ultimamente siamo arrivati a 5 membri nella nostra band. Abbiamo aggiunto un altro chitarrista, abbiamo già avuto qualche esperienza di concerti. Abbiamo cominciato recentemente a comporre pezzi nostri. Anche il nostro stesso nome, Sinful Forest, viene dalla band di cui effettuiamo cover, Tali Carpathian Forest, appunto provenienti dalla Norvegia. Presto, entro qualche mese, riusciremo a registrare un nostro primo demo. Il vostro adattarvi al black quando suonate è un adattamento che utilizzate anche nella vita normale, nei vestiti, nel modo di pensare? È un genere che prende molto, fa molto presa sulla tua personalità. Io vedo anche molto nel loro pensiero religioso, e poi io lo vedo come un genere quasi super mistico, per esempio concezioni filosofiche in questo caso, e diciamo porta molto a un'unione di poche persone, ma con una forte valutazione di se stessi, secondo me. Infatti siamo in pochi che conosciamo questo genere, però cioè, tra di noi c'è un forte feeling, possiamo dire. Ragazzi, progetti futuri? Adesso, dopo quasi un anno di storia del gruppo, abbiamo intenzione più che altro a focalizzarci su una... e su esperienze a livello regionale. Abbiamo recentemente abbiamo aperto la serata a Lucrezia Bar a Genova Brignole. Cioè, in questa evoluzione dobbiamo assolutamente finire il songwriting, cioè dobbiamo comporre canzoni nostre, quindi speriamo di produrre un demo e un futuro album. E per quanto riguarda i testi, ispirazioni, di cosa parleranno? Tanto chi li scriverà? Che li scrive è difficile. Vabbè, perché i testi, molto spesso c'è qualcuno che prevale. Finora il cantante ha pensato a quei pochi testi che abbiamo dovuto scrivere. Qualcosa l'ho aiutato anch'io, ho provato ad aiutarlo, quindi
stato difficile, però secondo me sono cose molto personali, quindi ognuno si rivede in certe caratteristiche, in certi valori, quindi si possono fare canzoni per ognuno. Per esempio, io penso una canzone, voglio fare quella canzone lì con quel testo particolare, quindi mi scrivo io il testo, per esempio. Certamente cerchiamo di fare testi e temi basati su cose abbastanza vicine tra di loro. Se ripercorriamo tutta la storia del genere, si parte per esempio dalla violenza, il sangue, la morte, si arriva fino a temi di mitologia, quindi di religione pagana, di occultismo, quindi cose abbastanza particolari ed estreme, possiamo dire. Sono temi, se vogliamo essere un po' più precisi, che affondano abbastanza le loro radici anche nel romanticismo. La frustrazione dell'essere umano che, pur essendo un essere che deve, per sopravvivere, ha bisogno di parlare, di avere relazioni sociali con i propri simili, non riesce a trovare in tutto questo un motivo per essere felice interiormente. Così spesso si tratta nei testi black di persone che vivono appunto da misantrope, quindi cercano nella natura un modo per ritrovare la pace interiore che non riescono a raggiungere quando sono in comunità con altri uomini. Il periodo del romanticismo, la natura è un fattore molto importante. Diciamo, in questo genere la natura secondo me è un fattore anche qui molto, diciamo, un punto cardine. Delle canzoni senza voce in cui abbiamo per esempio dei suoni della natura, delle sensazioni molto cupe oppure sensazioni molto allegre. Questi qua secondo me parlano molto della persona che le compone, quindi per questo ho voluto scegliere questo nome, Sinful Forest, in cui sinful indica il peccato. Infatti Sinful Forest sarebbe la foresta del peccato, la foresta peccaminosa. Ciao ragazzi e grazie dell'intervista. Grazie a voi. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima.